Ciao ragazze, allora faccio questo video per farvi vedere, per darvi qualche idea su come si possono andare a decorare le glassine bags che vi ho fatto vedere nell'altro video dove vi mostro come fare delle, appunto, glassine bags di tutte le misure con della carta da forno, ad esempio. Quindi oggi userò come base quella proprio più semplice possibile, oppure, cioè, quella appunto fatta con la carta da forno. Allora, una cosa semplicissima che si può fare è, ad esempio, ritagliare, ad esempio, questa immagine qui delle rose che vi ho caricato sul gruppo Facebook ancora qualche settimana fa, e si può semplicemente appiccicare sopra in questo modo qua. Va bene, è già fatto, va bene. Altrimenti si può ad esempio aggiungere un qualcosa sotto, ad esempio un piccolo centrino, un po' di cheesecloth, robe del genere. Si appiccicano poi le rose, piuttosto che ad esempio qualche rimasuglio di tessuto e un bottone che si può andare a appiccicare in questo modo qui. Va bene, se noi mettiamo dentro poi una carta, giusto per farvi vedere l'effetto, vedete che come verrebbe fuori, vediamo se si vede. Secondo me, già così è molto carino. Va bene, piuttosto che allora, queste mettiamo un attimo da parte. Altrimenti, se avete la Big Shot, potete fare dei lavori di questo tipo. Va bene, questo è fatto con le fustelle di T-Malls. Va bene, e praticamente sono andata a fare due buchi qua, uno là e via. Semplicemente si va ad incollare in questo modo qui alla mia glassine bags. Vedete che anche qui, se trovo la carta, eccola qui, si crea questo vedo non vedo che è comunque molto carino. Va bene, e già così, senza troppe menate, secondo me è già molto carino. Va bene, piuttosto che, allora, si può fare un lavoro di questo tipo. In pratica si prende questa parte qui e si piega all'ingiù. Qui basta fare poi due buchi, ad esempio io ho questa qui, la Crocodile, però basta uno di quegli affari che ti fanno il buco singolo, che trovate tranquillamente in cartoleria per qualche euro, non costano tanto. Dopodiché ho messo dei salvabuchi, vedete, questo qua, questi li ho presi su AliExpress perché di questo colore non li trovo, però vabbè, vanno bene anche trasparenti o bianchi, non è che. E poi semplicemente sono andata a mettere un nastrino in questo modo qua. Anche qua è già bella così, poi volendo si può mettere anche qui la decorazione, boh, cioè, però già così secondo me è molto carino. Dopodiché, allora, vabbè, vi ho fatto vedere ieri con qualche difficoltà perché a un certo punto mi sono dimenticata la mascherina per imbossare, comunque fa lo stesso. Si può semplicemente dare un'imbossata alla carta, quindi già così secondo me è già molto carina senza troppe menate. Qua volevo farvi vedere anche il risultato con la carta da forno, quella marrone, cioè praticamente sarebbe quella che non è stata, beh, non so cosa usano per sbiancarla, però cioè, non lo so. Comunque questa sarebbe la carta da forno grezza. Io l'avevo presa su Amazon, ho provato, il risultato sarebbe questo qui. Allora, questa è la versione liscia, questa qui invece è la versione imbossata. Allora, a me piace perché ho fatto una tag con tutte le api, vedete? E quindi è proprio, secondo me, è indicata perché appunto questo marrone qua. In questo caso sono andata col ditino a fare un po' di sfumature con questa cera metallica. È una cera che si passa col dito, non so se si riesce a vedere, ma diventa leggermente sbrilluccicoso. Quindi, vabbè, questa è una roba giusto in più. E poi cosa si può fare? Allora, si può, ad esempio, fare una base con il gesso. Adesso io userò questo qua del Brico perché vabbè, ce l'ho da 5 anni, prima o poi lo finirò. Però potete usare anche il gesso fatto in casa. Vi rilinco il video dove vi ho fatto vedere come si fa, però per comodità oggi uso questo qui. Allora, semplicemente si va a dare una spennellata col gesso,
praticamente questo serve come base. Ci serve come base perché, come per le carte da gioco, per dire, tutte quelle superfici che sono un pochino lisce, diciamo che qualsiasi cosa poi cerchi di andare a farci sopra, non funziona, va bene. Quindi si dà proprio giusto una spennellata, non troppo, va bene, perché sennò, a parte che ci impiega una vita ad asciugarsi, però insomma bisogna mettere giusto poco prodotto, giusto per dare una superficie che non sia liscia, ok? Quindi contate che almeno una mezz'oretta ci vuole perché il tutto si asciughi. Quindi io l'ho già fatto prima, perché sennò come al solito facciamo notte ed ecco qui la mia base è pronta. Allora a questo punto posso fare ad esempio dei timbri. Ad esempio io ho questo qua che è di stamperia, però potete usare qualsiasi cosa. Ad esempio questo, che mi chiedevate anche nei commenti dove l'ho preso, io l'avevo preso su Amazon, però su AliExpress costa tipo la metà della metà. Basta mettere comunque timbri vintage, va bene, e vi salta fuori. Poi comunque magari ve lo rilinko, così non c'è problema. Poi per fare la timbrata è meglio utilizzare come posso dire, degli inchiostri che siano waterproof, quindi ad esempio questi qua della VersaFine oppure questi dell'Archive Link, se no ho paura che stinga un po', non sono sicura perché non ho provato, però nel dubbio secondo me se avete questi è meglio, anche perché fatica un pochettino ad asciugare, va bene. Quindi diamo una timbrata. Ora qua io faccio così, però volendo potete usare anche questi blocchi qui che sono fatti apposta, cioè appiccichi sopra il timbro e vai a fare la tua timbrata, però in questo caso insomma non è che riesco a farlo lo stesso, insomma, diciamo così. Quindi vediamo se c'è abbastanza, sì, c'è abbastanza inchiostro, e poi magari lo faccio un po' a lato, faccio la mia timbrata. Poi anche qui bisogna lasciarlo asciugare un bel po', almeno una mezz'oretta, ho visto, perché sennò rimane molto molto liquido, diciamo. E infatti anche qui ho già fatto prima, perché sennò no, appunto non vado avanti. Mi sembra di stare su Rai 1 quando hanno già le cose pronte, perché sennò non si può andare avanti. Allora volendo qua potrebbe già essere carino, già così volendo. Se no si possono aggiungere varie robe, non so, un pezzo di carta scrap qua, piuttosto che un buon compleanno di là, cioè qualcosa che riempie. Se è un bigliettino d'auguri, ad esempio, se contiene un bigliettino d'auguri, il nome della persona alla quale va, per dire, piuttosto che qualche abbellimento qua e là, che potrebbe essere ad esempio, come al solito, almeno sapete che a me piace tanto, un po' di cheesecloth, ecco qua, e ad esempio questa cosa qui che avevo preso su Amazon, che è un'etera finta, tipo, non so, vabbè, comunque si appiccica in questo modo qui e basta, cioè, già finito, va bene. Però anche qua la cosa carina, vediamo, ecco, sì, è appunto che si crea questo vedo non vedo sotto, per cui insomma è tutto molto, secondo me, bellino, va bene. Quindi questo sarebbe poi il risultato, va bene. E dopodiché un'altra cosa che si può fare è ad esempio il collage con i fazzoletti. Allora vediamo un po', io avevo questi ad esempio. Allora vi faccio vedere brevemente come si stacca questa roba qui, cioè gli strati in più del fazzoletto che vanno tolti, perché altrimenti non viene il decoupage non viene. Allora ve l'avevo già fatto vedere, ma ripetita Juvent si dice, giusto? Quindi tanto una roba di 2 secondi, si va con un pezzo di scotch a fare sto mestiere qua, ok? Quindi questo è il primo strato che viene via,
forse, forse, ok, e questo è il secondo. Vedete? Vi deve rimanere una roba così. Io questa cosa l'ho scoperta veramente molto tardi e quindi i miei primi lavori facevano un po' pietà, ok? Poi, a questo punto, vabbè, io mi sono già preparata qui, come vi dicevo prima, un qualcosa, perché sennò non andiamo più, non andiamo più in fuori. Allora, ho preparato questo e un pezzettino, in questo caso di spartito, ma potrebbe essere benissimo un mio solito libro tedesco, piuttosto che un pezzo di dizionario, cioè, o un pezzo di carta che vi è avanzato di qualche lavoro precedente, va bene. Allora, per incollare userò la Fabri-Tac, vi dico che va bene anche la Flash Bond, mentre la colla da decoupage non lo so, però visto che, cioè, che funziona questa qui, userò questa qui, perché ho visto che il risultato è molto molto piatto, e insomma va bene, anche perché questa qui è comunque una carta speciale, cioè non è una carta normale, essendo carta da forno tende a scivolare tutto via, invece la fantastica colla qua funziona, quindi andrò di fantastica colla, quindi si dà giusto, se ne dà giusto un po', e poi semplicemente si va ad appoggiare il fazzoletto sopra. Poi tanto quello che straborda non ci importa, perché verrà comunque tagliato via, va bene. Poi vado a posizionare anche questo, e aspetto un secondo che si asciughi tutto. E poi vado a tagliare le parti in più, quindi ecco qua, e poi qua sopra. Dopodiché si va a scurire tutti gli angoli per dare un po' di definizione al tutto. E vedete che comunque già così ha il suo perché, volendo. Però comunque vedete che rimane tutto bello incollato ed è piatto, quindi queste colle aceto viniliche, si chiamano così, aiuto, funzionano, va bene. Poi anche qua, allora qui volendo, per dare, per amalgamare il tutto, si può fare anche un timbro, perché così riesco a legare questa parte qui con la parte del fazzoletto, va bene? Dà un senso di cosa unica, diciamo, va bene? Quindi, io ho questa farfalla qua. Boh. Giusto per... E la possiamo andare a mettere ad esempio così, cioè o così, ma proviamo così, ecco, va bene, così dà un senso di unità a tutta la nostra glassing bag. Poi adesso voi non vedete, però è traslucida, cioè se io la metto contro luce ha un effetto veramente molto carino, che purtroppo non riesco a farvi vedere, però volendo, guardate qua, si è incollato qualcosa, no, ok, e vedete che anche qui l'effetto del vedo non vedo
vediamo se riuscite a vedere, vedete com'è? È molto molto carino secondo me, va bene? Altrimenti potete fare anche una roba ibrida, e cioè ad esempio io avevo preparato questa glassing bag prima, ho fatto già un timbro con il gesso sotto, e sopra si può fare semplicemente un collage, quindi ad esempio questo pezzo qua di libro tedesco che non poteva mancare, lo vado ad esempio ad incollare così, e poi qua sopra posso mettere un pezzo di fazzoletto piuttosto che questo qua. Cosa sta meglio? Non lo so, questo per forza perché mi si è incollato. Cioè, va bene, ha deciso lui, va bene, mettiamo un gozzo di colla. Qua si può strappare l'eccesso oppure tagliarlo via. Poi anche qui, per dare un po' di senso di compiuto, vediamo un po', si può, vediamo un po' cosa potrei mettere. Beh, allora, o si va a mettere tipo una frase, tipo una roba del genere, una roba anche così, qua strappo l'eccesso e magari uno o due bottoni così, per dire. Questo è un po' grande, forse. No. No, una roba del genere. Giusto per... Sì, insomma, si può fare una specie di collage anche qui. Sta fermo, ecco. Così sta fermo, ecco. Sì, perché a me piace fare delle prove prima, giusto? Basta, una roba del genere secondo me può andare già bene, e basta ragazze, questo è quanto, va bene. Se no si può anche, non so, usare ad esempio un centrino, per dire. Tra l'altro i centrini, se avete quelli piccoli, se avete quelli piccoli, li potete anche utilizzare in questa maniera qua, cioè si va a chiudere in questo modo la glassing bag, va bene. Però allora ragazzi, qua ci sono un sacco di idee. Cioè, qua veramente il limite è davvero la fantasia, cioè non si possono fare veramente tantissime cose. Queste sono già due robe giusto per, però vabbè, nel senso, già la glassing bag normale, cioè senza sopra niente, secondo me ha già il suo perché, va bene, perché mettendo dentro qualcosa di colorato, già questo vedo non vedo, fa già tanto, insomma, va bene. Però insomma è una cosa divertente da fare. Va bene, niente ragazze, fatemi sapere come al solito cosa ne pensate nei commenti. Sapete che mi fa sempre molto piacere, anche perché capisco che strada continuare piuttosto che no, e basta. Un bacione, ci vediamo alla prossima, ciao.